Carissimi amici dei pesci, buon pomeriggio. Allora, andiamo a vedere il vostro oroscopo mensile febbraio 2023. Andiamo a vedere cosa accadrà in questo mese per voi. Nel frattempo vi ricordo che se non dovessi rispettare le tempistiche del cellulare, le tempistiche di registrazione del cellulare, quindi avrete prima e seconda parte del video. Seconda cosa, vi dico che questa spesa l'andremo a fare, come magari avete già potuto vedere negli altri video, l'andremo a fare in una maniera totalmente diversa. Andremo a fare una croce celtica a 5 carte, andremo a vedere la situazione attuale per voi dei pesci, cosa sta succedendo, cosa accadrà, una situazione inconscia e il vostro desiderio comunque inconscio, ok? Per il segno dei pesci, come sarà il mese di febbraio 2023? Qual è la situazione attuale per il segno dei pesci? Cosa sta succedendo al segno dei pesci? Cosa accadrà? Qual è la situazione inconscia per il segno dei pesci? E il desiderio inconscio? Allora, situazione attuale. Cosa sta succedendo? Cosa accadrà? Situazione inconscia e desiderio inconscio. Il matto rovesciato, siete proprio pazzi, siete proprio pazzi. Il papa anche rovesciato, abbiamo tre arcani maggiori. Ai ai ai. Per voi dei pesci. In una situazione attuale, il matto rovesciato rappresenta la pura follia. Cioè, non ragionate, siete irrazionali, anche nel modo come prendete le vostre scelte o fate le vostre scelte, cioè, c'è proprio un blocco a livello generico di tutto. Siete bloccati da qualcosa, energie negative che vi circondano e che avete. Ci sono delle problematiche che devono essere comunque sia affrontate, per alcuni di voi anche delle dipendenze che devono essere affrontate. Diciamo che siete in una situazione un po' difficile dove avete comunque un forte condizionamento comunque dall'esterno. Ci sono proprio le scelte che andate a compiere che sono irrazionali. O perché c'è un amore non corrisposto, o perché c'è una mancanza di dialogo, perché ci sono delle tensioni, c'è stato un tradimento. Cioè ci sono veramente delle situazioni pesanti in questa situazione attuale. Anche il cavaliere di bastoni rovesciato, ok, in un cosa sta succedendo che siete comunque sia irrequieti,
state pensando, siete egoisti, state pensando solo a voi stessi e quindi di conseguenza fate anche le cose nella maniera sbagliata. Le decisioni infatti che prendete, le prendete in una maniera sbagliata anche. In una relazione state facendo un qualcosa di sbagliato, idem anche nel lavoro, ma deve essere proprio comunque questo inizio chiaramente di febbraio, deve essere proprio ciò, un momento assolutamente no, ci vuole pazienza, ci vuole sacrificio, cioè ci sono delle cose che avete costruito col tempo, ok, e siete in bilico, dovete prestare attenzione a quello che potrebbe essere un vostro errore, perché comunque sia un vostro errore mette voi nelle condizioni di andare a rovinare tutto quello che avete portato a casa fino adesso. In cosa accadrà, ok, avete delle capacità, riuscite a rimanere solidi di fronte a delle problematiche, non dovete cedere a quella rabbia, a quell'essere magari presuntuosi, ecco, più che altro non dovete cedere a quella irrequietezza che avete dentro. Il tutto deve essere equilibrato, che sia nella difficoltà, che sia nella scelta, che sia in un litigio che magari si può presentare, il tutto deve essere equilibrato. Anche perché ci saranno anche presenti delle situazioni del passato che sì, si ripresenteranno, insomma, magari situazioni per quanto riguarda anche situazioni familiari, ok? Quindi avete la capacità di trasformare qualsiasi situazione in senso positivo, in modo positivo, ok? Nel prendere la giusta decisione o la posizione addirittura giusta. Quindi diamoci da fare, nel senso diamo un po' di armonia alla vita, aboliamo un attimo queste energie negative che comunque sia non vi servono assolutamente a nulla. E poi qui tra temperanza e papa, tra situazione di cosa accadrà e situazione inconscia, cioè cercate di ascoltare un po' tutti. Cercate prima di muovervi, magari di capire perché uno si comporta così, che cosa c'è che non va, quindi ascoltate uno, l'altro, l'altro e l'altro. E quando poi dopo si è pronti a prendere una decisione, comunque sia, la prendete. Dovete sempre cercare di mettervi nei panni comunque sia dell'altro, ma non perché dovete capire, perché è molto più facile riuscire a capire quello che il saper ascoltare, il capire quello che l'altro comunque sta dicendo, perché soltanto così potete capire il perché si presentano determinate situazioni. Voi in realtà dentro di voi le situazioni che state vivendo e che avete vissuto fino adesso le portate, tendete proprio un po' ad esasperarle. Perché non avete fiducia di voi stessi, non avete fiducia comunque neanche di chi vi circonda. Quindi con calma, perché non avete la volontà di mettervi in gioco. Mettetevi in gioco di fronte alle difficoltà, lì dove avete bisogno di dire io credo che o io invece penso che, ok, fatelo in maniera equilibrata perché comunque siete capaci, avete la capacità comunque sia di doverlo fare, senza portare al negativo, cioè tutto, qualsiasi cosa, che sinceramente, vi dico la verità, alla fine non serve assolutamente. E poi il vostro desiderio inconscio, sì, sognavate la famiglia, il castello, sognavate di stare bene, sognavate una posizione magari alta, c'è stato qualcosa che vi ha ostacolato, c'è qualcosa che proprio vi ostacola la realizzazione. C'è un qualcosa che è come se fosse che
si sta perdendo dalle mani, ok? Mentre voi avevate un desiderio troppo alto, adesso c'è un qualcosa che non vi convince più. Un momento di crisi che ve lo porterete, da quello che vedo nelle carte, ve lo porterete comunque in tutto il mese di febbraio. Cioè, forse veramente è il caso di aprirvi un attimo a 360 gradi, non entrare in contrasto, ma cercare veramente comunque di ragionare e di pensare, di valutare e tutte le situazioni. Andiamo a vedere per voi dei pesci questo mese di febbraio 2023 come sarà. Allora. Partiamo subito con il segno dei pesci. In questo mese di febbraio 2023 la situazione attuale è rappresentata dalla carta del matto rovesciata. Quale altra informazione vuole darci? Possono essere, magari c'è chi mette il bastone tra le ruote, c'è chi vi parla alle spalle, ci sono magari delle situazioni o delle persone che vi danno fastidio, che vi creano comunque sia delle difficoltà, dove in realtà queste energie esterne, condizionamenti esterni, vi portano chiaramente a chiudervi, vi fanno chiudere, vi fanno pensare. Perché? Perché ci sono magari delle cose che non vedete chiaro, o ci sono delle cose che magari vi feriscono, però vi vanno a creare anche delle problematiche in casa, in famiglia. Questo sì, il vostro comportamento, diciamo, con la carta del matto rovesciata da una parte comunque sia ci sta, però anziché chiudervi cercate un attimo di guardare il punto di vista di ognuno. Vediamo invece cosa sta succedendo al segno dei pesci con questo cavaliere di bastoni rovesciato in questo mese di febbraio 2023. Infatti problemi a casa, in famiglia, eventualmente anche nella coppia, c'è un po' di crisi, ci sono un po' di problematiche da dover, dove vi vanno proprio, vi feriscono, vi fanno male. Questa è la situazione che sta accadendo. Ok, cose che sono poi delle cose comunque che sono già successe, è come se fosse un passato che ritorna, ma qui il comportamento vostro deve essere diverso. Perché? Perché avete da dover chiudere un ciclo, non si possono ripresentare di nuovo queste situazioni e quindi sta a voi chiaramente cambiare questo ciclo, non fare in modo che le situazioni diventino poi cicliche. Chiudere proprio questo ciclo, anche perché dovete capire un qualcosa se determinate situazioni si stanno ripresentando di nuovo, perché voi stessi dovete già aver capito qualcosa, non comportandovi comunque allo stesso modo. Vediamo invece la temperanza in cosa accadrà per il segno dei pesci nel mese di febbraio 2023, cos'ha da dirci di più? C'è una decisione da prendere, perché ci sono comunque sia per voi dei cambiamenti positivi che vi portano verso la tranquillità, la serenità. Nonostante tutto ci può essere qualcuno che vi possa dire bugie o vi possa ingannare. Ok, ma ve le dovete far scorrere le cose, cercate di vivere un po' più con leggerezza, senza andare verso i conflitti, verso le litigate, verso eventuali rotture da dover creare disequilibrio. Cercate di vivere più con leggerezza, proprio per farvi scivolare comunque le cose di dosso. Vediamo invece il Papa rovesciato in questa situazione inconscia dei pesci.
nel mese di febbraio 2023. Dubbi, dubbi, situazione altalenante ancora, scelte da dover fare, ma siete bloccati emotivamente, non riuscite. E qui sbagliate, perché qui nell'andare a fare le scelte comunque dovete invece soffermarvi e riflettere per cercare di capire come portare una determinata situazione verso la felicità, il cercare di risolvere determinati problemi, ok? Il pensare, il riflettere, il confrontarsi. Quindi qui non dovete avere un atteggiamento comunque leggero di fronte a un blocco che avete. Non dovete fare le cose tanto per come magari persone immature, ma anzi c'è proprio una riflessione di quelli che devono essere le vostre azioni, i vostri comportamenti per portare una determinata situazione verso magari verso una felicità, verso una gioia, verso più diciamo una tranquillità. Andiamo a vedere invece il vostro desiderio inconscio, il desiderio inconscio del segno dei pesci in questo mese di febbraio 2023. Nelle vostre difficoltà, chiuse nelle vostre difficoltà, difficoltà che possono essere anche sentimentali, oppure sì, difficoltà sentimentali o perché qualcuno di voi viene tradito o perché qualcuno di voi pensa a quell'amore che non può avere eventualmente, il desiderio al momento, cioè chi si... Allora, queste carte possono essere lette in questo modo. C'è chi si sente in difficoltà da sola e desidera comunque quel qualcuno a fianco a livello proprio di relazione, ma ha paura di essere tradito, ingannato. C'è chi invece si sente sola o solo perché purtroppo la vita a livello sentimentale l'ha messo a dura prova, ok? C'è chi invece attende a livello sentimentale quel qualcuno, ok? Ma c'è sempre qualcosa che magari non va, infatti un qualcosa che magari non va a concludersi e avete bisogno, alcuni di voi comunque hanno proprio bisogno di vivere l'amore, cioè vi vedo tristi, vi vedo soli perché veramente avevate il desiderio di puntare comunque sia in alto, ok? La cosa che vi posso dire è dovete prestare attenzione ai conflitti, ok? Dovete guardare il punto di vista di tutti quanti, cosa pensa la gente in realtà. Se ci deve essere una discussione, la discussione deve essere produttiva, vi deve portare comunque, costruttiva, scusatemi, vi deve portare da qualche parte, altrimenti se vedete che le discussioni vanno avanti senza eventualmente capire, ok, andate avanti voi da soli, ma neanche soffermatevi a determinate cose, ok? Questo è quanto per voi, cari amici dei pesci, abbiamo concluso i segni di acqua, io vi ringrazio, un abbraccio grandissimo e a presto.